Amici della Serie A Team, amici della Lepre Group TV, bentornati alla rubrica che parla di calcio, ma più che di calcio, naturalmente dobbiamo parlare di quello che è successo nel post Juventus-Napoli, cioè la partita che praticamente non si è giocata. È arrivata la decisione del giudice sportivo, 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri di Andrea Pirlo, un punto di penalizzazione al Napoli. Questo è un calcio che non ci piace, è un calcio che non può andare avanti in questo modo. Il Napoli ha rispettato assolutamente la decisione dell'ASL, la quale ASL chiaramente comunicò alla società sportiva Calcio Napoli e al presidente De Laurentiis che la squadra non poteva partire per Torino in quanto Elmas e Zielinski erano due giocatori positivi al Covid-19 e di conseguenza c'era un grosso rischio anche di promulgare praticamente il Covid ai giocatori della Juventus. E quindi il Napoli ha ascoltato l'ASL. Non arrivò a Torino, i giocatori della Juventus addirittura scesero in campo e proprio per questo motivo, proprio perché il Napoli non si è presentato allo Juventus Stadium, la decisione del giudice sportivo è arrivata. Quindi 3-0 a tavolino a favore della Juventus e addirittura un punto di penalizzazione al Calcio Napoli. Il calcio deve cambiare, le regole devono cambiare, il protocollo sanitario Covid-19 per quanto riguarda lo sport deve cambiare. Sono arrivate le reazioni di tanti giornalisti, ma anche di politici. Chiaramente il ministro Spadafora dà ragione all'ASL, chiaramente essendo un politico dello Stato, ma questo è uno sport che sta andando verso una direzione che non ci piace. Gli sportivi, gli amanti del calcio si stanno allontanando sempre di più. Quindi la Juventus praticamente vince una partita che non si è mai giocata. La decisione del giudice sportivo ci sembra assolutamente non corretta, non rispettosa verso tutto lo sport italiano, verso tutti i tifosi italiani che amano e che seguono questo sport. Naturalmente la società sportiva Calcio Napoli, nella persona del dottor De Laurentiis e dell'avvocato della società azzurra, chiaramente faranno ricorso e si attende una giustizia che si spera possa arrivare. Noi davvero speriamo che questa partita alla fine si possa giocare, non poi non conosciamo la data, però noi ci aspettiamo una decisione importante della Lega, della FIGC, del CONI, perché davvero questo calcio deve cambiare, giustizia deve essere fatta. Non lo diciamo perché siamo giornalisti di Napoli, ma lo diciamo perché ormai il Covid è un problema davvero serio. Non a caso, pochi giorni fa, anche il giocatore della Juventus, Cristiano Ronaldo, è risultato positivo al tampone Covid-19. Quindi, di cosa stiamo parlando, amici della Lepre Group? Stiamo parlando semplicemente che questo è un problema mondiale sanitario, quindi è un problema che purtroppo ha colpito anche il calcio. Non siamo d'accordo con la decisione del giudice sportivo. Siamo pronti a scrivere articoli, siamo pronti a protestare, ma siamo pronti non perché, lo ripeto, siamo giornalisti napoletani, ma perché amiamo questo sport, amiamo il calcio e crediamo nella giustizia. Massimiliano Albino per la Lepre Group.